buongiorno a tutti e benvenuti anche oggi sul canale. Siamo qui nel Trentino sotto il gruppo del Cantinaccio, partito da Pera con la funivia e sono sceso al secondo tronco e qui adesso andremo via sentiero per 35 minuti fino ad arrivare alla Gardeccia, dopodiché da lì prenderemo il sentiero delle scalette e la ferrata delle scalette per andare al lago di Artemonia. Niente ragazzi, qui Trentino regala sempre grandi emozioni e quindi posso dirvi solo una cosa: buona visione. E qui c'è la casa dei miei sogni. Che spettacolo ragazzi. Mamma mia. Che meraviglia! Da qui praticamente prendiamo il passo delle scalette per il sentiero 583. Quindi torniamo indietro e dovremmo entrare di qua e poi salire e costeggiare tutto questo gruppo e salire tramite la via ferrata. È un gran bel buco di culo ragazzi. E da qui prendiamo il 583 a 9.40 alla ferrata. Caldo della Madonna, questo tratto completamente esposto al sole. Ah, mamma mia, che vitaccia! Da qui facciamo l'ultimo tratto, sale su, poi torna di là. Andiamo lì all'attacco per la ferrata. Chiudiamo imbragatura e si sale. E via su. Partita la ferrata. Thank you.
Ciao. Com'è su più impegnativa? English. Okay. It's difficult. No, it's okay. It's okay? Yeah, okay, perfect. Where are you from? London. London, wow. I'm from Rome. Nice. Oh, very nice. Have a nice day. If we can do it, you'll be fine. What? If we can do it, you'll be fine. Oh, my English, bad. Really bad. So is my Italian. Okay, have a nice day. Bye bye. L'inglese è terrificante. Difficulties, ok, quindi lo dicono le ragazze. È una cazzata. Vediamo. Seguiamo il rifugio Antermoia. Una situazione spettacolare. Sempre.
è stata la luna, raga. Sto da solo sulla luna. Sole spinge, via la maglietta che ci arriva ora un po' la testa. Vista meravigliosa da quassù, si vede qui Sasso Pordoi e Passo Pordoi, e invece quest'altra parte la Marmolata. Quello dovrebbe essere il Monte Colac, quello che ho fatto la ferrata dei finanzieri, che vi metto in descrizione. Comunque galattico, che vista, che vista. Infatti, ecco il rifugio. Mentre dall'altra parte, guardate che meraviglia, il lago Lantermonia o il lago delle streghe. Si dice che quando esistevano le streghe, qui venivano a fare il loro raduno. Che spettacolo! Lasciamo il fantastico lago di Artemonia, uno spettacolo unico, e adesso prenderemo questo sentiero qui, andremo tutto dietro questo passo e poi dietro per il rifugio delle Torri del Violet, e sarà una bella sfacchinata, lo chiamano il sentiero degli eroi. Vediamo di che si tratta. Testa bassa e un passo alla volta. Ho fatto Monte Amaro, ho fatto Monte Amaro.
posto pazzesco, dronata pazzesca. Ho recuperato pure le forze tutto un tratto, tanto mi è piaciuto. Che roba. Adesso scendiamo giù e via. Giù per il Violet. Scende a bomba. Da qui continuiamo per il sentiero fino al fallone dove c'è il Violet e poi scendiamo giù per riprendere il sentiero da dove siamo arrivati, da dove siamo partiti. Si vola. Ripartire dal Violet, birrone in corpo, adesso giù a cannone per il Champedie, il Champedie. E ci siamo al punto di inizio praticamente del sentiero, le scalette. Ormai la funivia è chiusa e quindi anima in pace, e altri 5 km e 4 a scende a piedi. Ah, mamma mia. C'è un'altra birra, va. Ci avrei cambiato. Un altro birrazzo fatto. L'Alpina. E adesso ultimi 5,4 km di fuoco. Raga, una ripresa salatissimo trail. Ma guarda se non faccio 5 km e 4 tutti di corsa. Attenzione, un miraggio! Un miraggio! Una macchina che si ferma per me. Attenzione, attenzione, attenzione. A rischio di multa, ragazzi. Veloci, sì. Velocissimi. Oh! Vai. Vai. Oh. Ciao. Thank you, very grazie. Ciao.